civile di Bellona, nel Casertano, che come avete sentito continua a bruciare veleni. Il prossimo 14 aprile i cittadini scenderanno in strada, chiedono la bonifica. Il servizio di Francesca Rivini. Io abito qua vicino, sul balcone non puoi uscire neanche a sedere un bagno perché è irrespirabile, ti prende la colore agli occhi, ti viene da vomitare. Che dobbiamo fare? Roghi, fumarole, cumuli di rifiuti tossici e la messa in sicurezza che non decolla. A Bellona i cittadini aspettano da 9 mesi la bonifica dello stoccaggio dell'inside, fallito sotto sequestro pieno di scarti industriali. Lo scorso 29 novembre la protesta dei comitati al comune, 15 giorni fa, 11 avvisi di garanzia per interruzione di pubblico servizio e occupazione di suolo pubblico. Il prossimo 14 aprile un corteo per chiedere alle istituzioni di fare presto. La messa in sicurezza, come avete potuto vedere, è ferma e quindi la battaglia in questo senso continua. E il bilancio per l'agricoltura di questa zona è pesantissimo. L'anno scorso qui si sono persi le piantagioni di pomodoro, non hanno fatto l'olio, non hanno fatto il vino. Persone che ci lavorano e ci vivono in questo. Da Bellona ad Acerra, dopo la scarcerazione provvisoria dei fratelli Pellini, condannati a 7 anni per disastro ambientale, petizione online per chiedere al Tribunale di Sorveglianza di non concedere misure alternative alla detenzione. Martedì scorso il sit-in dei comitati davanti al Palazzo di Giustizia di Napoli. Lo dicevamo nei titoli, era entrato l'allarme meningite per una ragazza.